27 agosto. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Atti 16:31. Importante o insignificante, tu puoi essere salvato. Quando riponi la tua fiducia in Cristo, l'anima tua è salva e la tua vita volge certamente al meglio. Questo è testimoniato da moltissime persone note come William Gladstone, uno dei più grandi primi ministri della Gran Bretagna, la cui vita fu trasformata dalla potenza del Signore. Il presidente Abraham Lincoln, nelle sue lettere, racconta che, trovandosi nella città di Gettysburg, sito di una decisiva battaglia della guerra di secessione, il giorno in cui fece il suo famoso discorso, anch'egli nacque di nuovo per lo Spirito di Dio. Martin Lutero, pur essendo un uomo molto religioso, come lo era stato Nicodemo, ignorava tutto sulla nuova nascita. Ogni cosa, però, cambiò quando scoprì il senso di queste parole delle Scritture. Il giusto per fede vivrà, Romani 1:17. Scrittori come Fyodor Dostoevsky e Leo Tolstoi, dalla Russia, testimoniarono come l'opera dello Spirito di Dio trasformò totalmente la loro vita. Uomini come Chuck Colson, assistente del presidente Richard Nixon e autore del bestseller Nato di Nuovo, raccontarono di essere cambiati radicalmente grazie alla nuova nascita. Ora, che tu viva in un palazzo reale o in una capanna di fango, puoi essere salvato. Quando il carceriere di Filippi chiese a Paolo, che debbo fare per essere salvato? Questi non gli fornì una spiegazione teologica, bensì, gli disse semplicemente, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Rifletti e pondera attentamente. Non sarai salvato tu solo, ma per mezzo della tua vita e della tua testimonianza, l'intera famiglia tua, qualora si ravvedesse, potrebbe essere conquistata a Cristo, secondo Pietro 3:9. Prova a immaginare la differenza. Riesci a comprendere? Qualora non fosse così, ricorda che puoi sperimentarlo di persona. Come? Riponendo, oggi stesso, la tua fiducia in Gesù. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.